Questo stato di coscienza, questo stato di grazia, questo stato di bellezza non è fisso, è un qualche cosa che la vita ci porta a raddoppiare. Uno dei principi fondamentali dell'esistenza terrena è la capacità di raddoppiare i propri talenti. Ma raddoppiare cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È chiaro il concetto, vuol dire che se ho uno stato di gelosità interiore posso raddoppiarlo. Ma come si raddoppia? Si raddoppia attraverso le difficoltà, perché altrimenti restiamo lì, restiamo fermi. Se io ho il mio stato di grazia e non succede niente, resto lì con lo stato di grazia. Invece no, devo regalare questo stato di grazia. E gli altri cosa faranno? Se ne approfitteranno. E il fatto che se ne approfittino non diventa più un elemento a sfavore, ma diventa paradossalmente un elemento a favore del raddoppio dei propri talenti. E cioè, cosa vuol dire? Chi è che se ne approfitta dal punto di vista orizzontale? Qualcuno che, per esempio, ottiene qualche cosa e poi non vi dice neanche grazie, per esempio, oppure che se ne va, oppure che non vi riconosce. E allora vedete che ricadiamo nello stesso meccanismo, cioè sì, io mi concedo i miei talenti, ma voglio essere riconosciuto in questo, vedete? È la stessa cosa di cui vi parlavo prima. Arriva l'intuizione, gratis gratuitamente, ricevuto gratuitamente, dai questa cosa, ma voi vi aspettate di essere omaggiati, di essere ringraziati per quello che fate. Non è un altro meccanismo che noi ci portiamo avanti come pesante. E cioè facciamo qualcosa a qualcuno, ma pretendiamo che l'altro ci riconosca in questo nostro gesto e che quando è il momento ripeta la stessa cosa nei nostri confronti. Cioè io sono generoso con te, però mi aspetto che tu lo riconosca, mi aspetto che tu mi ringrazi e mi aspetto che tu nel momento in cui ho bisogno mi restituisca quello che io ti ho dato. Non è così, non è questa la banalità, la pidocchieria del mondo orizzontale? Non viviamo così e a volte non ci pensiamo mai per tutta la vita? Non è così? Io sono stato generoso con te, però nel momento in cui avevi bisogno di me, io avevo bisogno di te, ma tu avevi bisogno di me, però tu non hai fatto niente di quello che vedete. La telenovela, la perdita completa di tutti i principi spirituali. Approfittarsi è una parola completamente diversa, e cioè è nell'approfittarsi degli altri che noi possiamo raddoppiare i nostri talenti. E come? Semplicemente nella gioiosità del concederci, nella gioiosità del concedersi, nel concedersi senza pretendere dagli altri assolutamente niente. Capite? Vedo mezza domanda qui che dice: ma la fedeltà non esiste? La fedeltà, ma dai, che cos'è la fedeltà dal punto di vista spirituale? Che cos'è? È così semplice. Se cominciate a inquadrare la logica spirituale diventa tutto così semplice. La fedeltà è qualcosa che si dà alle anime, non alle personalità. È molto semplice questa cosa. Se voi avete una compagna, un compagno che pretende da voi la fedeltà, va bene, perché no? Pretende da voi la fedeltà. Qual è dentro questa persona che pretende da voi la fedeltà? Cosa sta funzionando? Sta funzionando l'anima o sta funzionando la personalità? Non è forse la personalità che ha paura di perdervi? Non è così? Non è forse questa paura che vuole spingere il partner alla cosiddetta fedeltà? E sapete che quando noi diamo corda agli aspetti della personalità del nostro partner, non gli facciamo affatto un piacere? Dai, vi spiego un po' questa cosa, dai. Tanto abbiamo giusto il tempo di vedere. Volevo certo arrivare al fatto che avete capito che quando Gesù dice questo è il mio corpo, mangiatene, avete capito cosa vuol dire? Avete capito il massimo dell'approfittarsi? Questo è il massimo dell'approfittarsi. Questo è il mio sangue, bevetene. Questo è il mio sangue, bevetene per la remissione dei peccati. Vedete a cosa si può arrivare? Lo vedete? Significa dare il proprio corpo, il proprio sangue per gli altri. E immaginate Gesù che dice:
quando fate la comunione, poi ringraziatemi. Cercate di capire. Il ringraziamento è necessario per colui che si ciba del cibo spirituale, eh? Colui che mangia il corpo spirituale. Il ringraziamento è uno stato di coscienza importantissimo, essenziale, ma non è colui che ha fatto il sacrificio che vuole il ringraziamento. Vedete, non è lui che dice no, mi devi ringraziare perché io, cavolo, sono venuto sul pianeta Terra, mi sono fatto un mazzo così e voi invece giocherete là. Non è così. È il darsi senza pretendere niente in cambio. È qualcosa di lontano, va bene, però c'è un cammino. Bisogna capire bene le cose. Domani mattina devi capire bene come funzionano le cose. Magari non ci riesci, ma devi capire bene. Il mio compito è quello di farti capire bene come funziona. Se tu dai corda alla personalità del tuo partner, che vuole fedeltà, gli fai un dispetto. Perché gli fai un dispetto? Dai, vediamo queste cose. Allora, io voglio che la mia compagna sia fedele perché ritengo che sia giusto così. Perché? Perché nel 99% dei casi, se la mia compagna non è fedele, io soffro. No? Non è così? Se la mia compagna non è fedele, io soffro. Quindi, sii fedele, per favore, perché altrimenti io soffro. Avete già capito come funzionano le cose nel mondo orizzontale, no? Cosa succede? Succede che voi, dall'altra parte, siete fedeli perché pensate che sia un principio spirituale. Lo è un principio spirituale la fedeltà, ma non come la intendiamo noi. Ancora una volta la parola fedeltà viene capovolta nel mondo spirituale, è tutto un altro mondo, è tutta un'altra cosa. Allora guardate bene, io voglio che la mia compagna sia fedele. Perché? Perché ho paura della sua mancanza di fedeltà. Guardate bene, se la mia compagna non è fedele, nel senso proprio terra a terra, nel senso più dell'uridume, più orizzontale totale, la mia compagna mi tradisce, altra parola che non esiste nel mondo spirituale, mi tradisce. Bene, perché lo fa? Lo fa perché è felice, se non fosse felice non lo farebbe, va bene? Quindi, io di cosa ho paura, di cosa soffro? Soffro per la felicità della mia compagna, perché ho paura di perderla. E la paura di perdere qualcosa si riferisce all'anima o si riferisce alla personalità? Allora, vedete la trappola? L'essere fedeli su un piano orizzontale significa dar ragione alla personalità. E guardate dov'è il dramma, guardate dov'è l'inghippo, la trappola mortale, perché ogni cosa orizzontale porta alla morte alla fine. Allora, non voglio che tu soffri e quindi ti sono fedele. Poi tagliamo la prima parte, sì, ti sono fedele, così l'altro vive tranquillo. Ma qual è il dramma? Che se la persona in questione incomincia a pensare che la felicità può arrivare dall'assecondare i capricci della personalità, quella persona è rovinata. Lo spiego bene. Allora, immaginiamo che io vi dica: ah, se possedessi 1 milione di euro sarei felice, va bene? Allora voi, uno di voi che ha vinto 100 milioni a Superenalotto, mi dice: guarda, ho vinto 100 milioni, te ne regalo uno. Ebbene, e io sarò felice. Sarò felice, ma col cavolo. Ma cosa sarò felice? Sì, spenderò qualche cosa, sarò euforico sul piano orizzontale, sul piano dell'esistenza terrena, ma la felicità non è una questione pecuniaria, perché altrimenti i ricchi sarebbero felici, sereni, e i poveri sarebbero dei sfigati. Invece è proprio il contrario, anzi molto spesso chi non ha niente è sorridente, ha dei sorrisi fino qua, e chi ha tutto invece vive in mondi di una complicazione, di un terrore, di una vacuità interiore, come ben sapete, non è così? Allora, chi mi regala 1 milione di euro, grazie se volete farlo, li accetto, ma mi ha fatto un favore? No, perché io sono convinto che la mia felicità possa arrivare da qualcosa che ottengo nel mondo esterno, cosa falsa. Voi assecondate questa cosa, mi date quello che io chiedo e io mi convinco che la mia serenità, la mia felicità possa effettivamente derivare da qualcosa che può fare qualcun altro. Mi seguite bene o troppo complicato? Allora,
Io come essere umano posso avere due visioni dell'esistenza. O la mia felicità deriva da un mio stato di coscienza, da alcune mie scelte esistenziali, da una mia visione del mondo, oppure dipende da ciò che fanno gli altri nei confronti miei. Lo vedete bene? Bene. Se io sono convinto che la mia felicità deriva dagli altri, ah, c'è qualcuno che mi vuole bene, dai, per favore, vogliatemi bene, così sto, così mi sento coccolato, che sto bene, bene. Lo vedete? Se voi fate qualche cosa per arricchire la mia personalità, mi fate un favore? Assolutamente no, perché prima o poi questo mondo crollerà, perché è destinato a crollare. Allora, quando voi volete fare qualcosa per qualcuno, chiedetevi se lo state facendo per la sua anima o per la sua personalità. E dare corda alla personalità del vostro partner è, a mio parere, un errore clamoroso. Tranne che quello sia in depressione, si voglia buttare da un ponte, allora, capite bene, allora se vuoi buttare da un ponte, dice no, non ti buttare, guarda, ti vorrò bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio tanto bene. Ma almeno lo togliamo da quel ponte e poi con calma gli spieghiamo che è fuori di testa. Perché quella depressione, quella sofferenza che le persone provano quando non vengono soddisfatte nei loro desideri orizzontali è un errore di valutazione della via spirituale. E quanti di noi hanno vissuto, quanti di noi abbiamo vissuto queste storie in cui ci sentivamo disperati perché ci mancava qualcosa che ci poteva dare qualcun altro. Ma alla fine, dopo qualche anno, quando noi abbiamo un po' di sale in zucca, che cominciamo a ragionare su come funziona davvero il mondo spirituale, non ringraziamo le persone che ci hanno trattato così. Io sicuramente ringrazio tutti quelli che pensano di avermi trattato male, ma poi alla fine non esiste niente. Perché trattare male è qualcosa che può riguardare la personalità, e quindi a un certo punto poi non vi interesserà più niente di tutto ciò che riguarda il mondo della personalità. Vedete? La stessa cosa siete voi nei confronti degli altri. Quando volete fare qualcosa per gli altri, fate qualcosa per la ricchezza della sua anima, per la sua crescita. E a volte, per la crescita delle persone, è necessario dire di no. Anche se l'altra persona soffre. Cioè il fatto che l'altra persona soffra non è un'indicazione che avete sbagliato in qualche cosa. Dipende. In questo dovete discernere tutto ciò che accade. Però dovete avere i principi chiari. Allora questo approfittarsi, si possono raddoppiare i propri talenti, il proprio stato di grazia, proprio quando gli altri si approfittano di voi. Vedete? E invece di lamentarvi per questo, cercate di vedere dov'è la possibilità di crescita. Non per forza, ma perché effettivamente è qualcosa di così semplice da comprendere. Io ho fatto l'esempio del perdono una volta, ricordo. Se voi dovete raddoppiare il talento del perdono, dovete raddoppiarlo, no? È evidente che troverete delle persone che vi fanno qualche cosa, non è evidente? Se voi avete 100 di perdono nel vostro cuore e tutto funziona liscio per tutta l'esistenza, andate via e avete ancora 100. No, invece ci saranno persone che vi faranno qualcosa, che voi penserete che vi facciano qualcosa, che si approfitteranno di voi. Lo vedete? Il mondo è fatto così, il mondo terrestre è una scuola. Tutti noi troveremo qualcuno che si approfitterà di noi. E dipende da noi, dipende da te, solo da te, il tuo stato di coscienza, non dipende da quel rimbambito del tuo fidanzato. Non può approfittarsi di te nel senso becero del termine, si può approfittare di te in senso spirituale. Bene, ben venga. Hai colto il mio stato di grazia? Bene, ne farai l'uso che vuoi, ma io non mi sento sminuito, non mi sento sminuita. Vedete? Invece da noi pianistei, crisi, isteriche, che possono durare per anni e anni, qualcuno si è approfittato di me, ha approfittato di me, chi si è approfittato? Ma quando mai? Ma quando sto parlando di cose normali, non sto parlando di qualcuno che viene a casa vostra, vi dà una mazzata in testa e vi rinchiude in cantina per... non sto parlando di cose... sto parlando della situazione della vita di tutti i giorni, delle nostre telenovelas quotidiane, vedete? Come si possa mantenere un rancore per situazioni di questo tipo? Qualcuno si è approfittato di te? Bene! Bene! Ringrazialo! Non dirgli niente, l'altro non capisce niente!
Non importa se capisce il favore che ti ha fatto, ma è proprio mantenendo il tuo stato gioioso, nonostante questo, di mantenere quello stato di grazia. Lo stato di grazia si mantiene non perché gli altri ti trattano bene, si mantiene proprio perché gli altri ti trattano male. Ma ci vuole un'ottica, bisogna insegnare ai bambini già questa ottica fino a quando sono piccoli, e non a lamentarsi sempre. Certo, se sono in un mondo in cui i genitori vivono in un certo modo, gli insegnanti vivono in un certo modo, è un circolo vizioso, vedete. Noi dobbiamo cambiare e comunicare, contagiare gli altri con uno spirito nuovo, con uno spirito degno di un mondo nuovo, con delle idee completamente diverse, con delle idee da logica spirituale. Allora, Gesù, che rappresenta naturalmente, ed è giusto, il livello massimo di espressione spirituale sul nostro pianeta, era qualcuno di cui tutti si approfittavano largamente. E quando lui chiedeva qualcosa agli altri se ne sbattevano completamente. Certo, questo lascia un po' di amaro, vi ricordate? Quando Gesù dice, vi prego, voi che siete i miei amici, i miei discepoli, vegliate con me perché il mio cuore è triste. E aveva ragione. E aveva ragione di sentire questa tristezza, perché avrebbe dovuto sostenere delle prove che senza il supporto degli amici, dei fratelli, eppure non c'era più nessuno. Ed era giusto che fosse così. Perché? Perché l'esistenza di Gesù è servita proprio a farci capire questi principi. Guarda che, come dice, guarda che se questa cosa, io ho vinto il mondo, dice Gesù, lo puoi vincere anche tu, però i principi devono essere chiari. Allora, è normale che Gesù chieda ai suoi amici, ai suoi fratelli di vegliare con lui, non è normale? Questo sì, però sa che molto probabilmente questa cosa non si realizzerà, infatti non si è realizzata, e gli altri non capivano niente di quello che era il suo messaggio, niente, ancora oggi noi capiamo poco e niente, e io cerco di aiutarvi a cercare di comprendere quello che gli succede. Il suo è l'esempio dello stato di coscienza più alto raggiungibile da un essere umano, quindi impariamo da lui. E Gesù rappresenta l'essere umano che più di tutti gli altri ha donato se stesso, gratuitamente ricevuto, gratuitamente dà. E sempre dice così, non io ma il Padre attraverso di me. È lui che si esprime attraverso di me. E in questo suo esprimersi attraverso di me io trovo la mia gioia esistenziale, trovo il senso della mia esistenza. Ma l'ombra, il sistema dell'addormentamento, stravolge completamente tutto. E allora chi si approfitta di voi è brutto e cattivo, quando invece la vita è fatta così. E le persone non sanno neanche che vi stanno facendo un favore, mi capite bene? Perché voi pretendete che sì, si è approfittato di me, è vero che mi ha fatto un favore dal punto di vista dell'anima, perché io posso mantenere il mio stato di grazia, la mia purezza, perché la purezza non si mantiene quando non succede niente, la purezza si mantiene all'interno delle difficoltà quotidiane, affrontando queste difficoltà quotidiane, non è chiudendosi, ma è continuando a regalare la propria grazia. La propria grazia deve essere regalata, ma lo capite bene o no? E dal momento in cui, allora, se siete in uno stato di grazia, siete connessi col cielo. Ricordatevi, ragazzi, quando eravate più giovani, perché le ragazze giovani sono tutte connesse, è una meraviglia. Il femminile è l'esistenza femminile dovrebbe essere una continua connessione col mondo spirituale. Questo dovrebbe essere, in un mondo normale, quando finiremo con queste cagate di pandemie, di cose del genere, e si aprirà finalmente il mondo nuovo, sarà così. Chi nascerà femmina vivrà tutta l'esistenza in questo stato di connessione. E quella canzone che ho pubblicato oggi è lo specchio, la dimostrazione di questa bambina stupefacente. Io raramente ho visto una cosa del genere, direttamente connessa con i mondi spirituali, direttamente con una connessione enorme con i piani spirituali, di cui parlerò a fondo nel prossimo incontro. Una meraviglia assoluta. Questa bambina troverà delle difficoltà nella sua esistenza? Sicuramente sì, e tutti quanti noi speriamo che lei possa raddoppiare i suoi talenti, non chiudersi e diventare un'adulta rimbambita come noi,
non che tutta questa bellezza, tutta questa grazia, tutta questa forza, tutto questo fuoco si trasformi in un piagnisteo, in un piagnucolio di dire lui però mi aveva promesso, mi aveva fatto. I bimbi del futuro non saranno così, noi siamo fatti così perché siamo ancora, viviamo nel mondo della personalità, nel mondo della pidocchieria più assoluta, nel mondo del raffazzonare qualche cosa, di queste cose, di perdere tutte le nostre energie per delle cose che invece sono un'occasione di crescita immensa. Allora riflettete oggi su questa cosa, adesso vi leggerò questo pensiero e avete un altro elemento per poter ascoltare più in profondità. Vedete che ogni volta, sapete, avremmo potuto fare 50 incontri solo su un pensiero del Vangelo. Perché? Perché ogni volta si va più in profondità, ogni volta si scopre qualche cosa, si aggiunge qualche cosa proprio alla propria mappa spirituale. Vedete che bello. E si comincia a stravolgere i concetti normali, questa è la logica spirituale. Si comincia a capire che c'è un mondo di estrema ricchezza dietro quelle che noi consideriamo le brutture dell'esistenza. Non sempre è così. E che possiamo veramente trasformare, non perché siamo dei martiri, ma perché con un po' di intelligenza comprendiamo come sono le cose. Smettete di dire che il vostro fidanzato si è approfittato di voi, perché state perdendo la vita in farloccamenti totali. Andate avanti anni con questa idea, smettetela. Se qualcuno si è approfittato di voi, ringraziatelo. Non diteglielo perché l'altro non capisce niente, però dentro basta, liberatevi da questa cosa. Perché se vi liberate, ricordatevi, continuate a essere connessi col mondo spirituale. Ma se voi vi lamentate perché qualcuno si è approfittato di voi, lì chiudete la connessione al mondo spirituale. Cosa avete guadagnato? La sofferenza, la tristezza, la frustrazione. Te capi come funziona? E vi sentite frustrate, depresse, e a chi date la colpa? Eh? Date la colpa a qualcuno che si è approfittato di voi. Eh? Ma che povertà! Che povertà! Che povertà! Adesso vi mettete un minuto in silenzio e vi leggo questo, il solito brano del Vangelo. Va bene? Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Grazie. Ma vi siete approfittati di me oggi? Ma vi siete approfittati? Qualcuno si è approfittato? Qualcuno ha imparato qualche cosa? Vi siete approfittati?